Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura andiamo all'Aquila e scontro in tribunale tra comune e assegnatari del progetto case sulle maxi bollette del periodo 2013-2014. I cittadini sono rappresentati dal legale Fausto Corti, che ha parlato di consumi calcolati non in base al reale uso. La decisione è attesa a breve, una sentenza che farà discutere. Daniela Rosone. A breve si conoscerà il verdetto sull'ultimo round giocato ieri in tribunale relativo alla vicenda delle maxi bollette del progetto Case. A decidere sarà il giudice Daria Lombardi e la decisione arriverà a brevissimo giro. Lo scontro è tra il comune dell'Aquila e gli assegnatari delle case sulle modalità di pagamento delle utenze. Il comune è rappresentato dall'avvocato dell'ufficio legale dell'ente Andrea Liberatore, mentre i ricorrenti del progetto Case, circa 600, dall'avvocato Fausto Corti. In pratica si chiede l'annullamento della delibera comunale approvata il 4 luglio 2014 per giustificare le cartelle relative ai consumi di gas ed elettricità nel periodo che va da aprile 2013 a giugno 2014. Nel mirino ci sono i metodi di calcolo delle cartelle che furono bocciati, vale la pena ricordarlo, anche dal difensore civico Nicola Sisti. Le somme furono addebitate agli assegnatari in base non ai reali consumi, ma sulla base di coefficienti che prendevano in considerazione i giorni di occupazione della casa, la superficie totale della casa e il coefficiente definito storico, vale a dire derivante da quanto già emesso nella precedente bolletta, e questo pur essendo stati già installati nelle case apparecchi di misurazione che avrebbero consentito invece una corretta lettura dei consumi degli assegnatari. Nei bollettini arrivati agli aquilani inoltre non c'era neanche il dettaglio tra consumi di gas e riscaldamento e non erano specificati neanche i costi relativi alle utenze di condominio che non possono essere assegnati in modo forfettario. Insomma, consumi imprecisi che le famiglie, alcune anche con problemi economici, non hanno voluto accettare, incaricando il legale Fausto Corti di ricorrere. Tra l'altro l'avvocato ha anche spiegato che nelle piazze del progetto case non tutti i contatori erano funzionanti e il comune lo sapeva bene. Una sentenza molto importante questa che si attende anche in città con una certa curiosità. Certo è che se il comune dovesse perdere altri guai per centinaia di migliaia di euro. Hanno usato un furgone per sfondare la vetrata della banca e portare via il bancomat, ma non sono riusciti a completare l'opera. È accaduto nella notte a Trasacco, in provincia dell'Aquila. I ladri hanno prima sfondato la vetrata, poi hanno legato corde alla cassa automatica per sradicarla. Sono riusciti a portare via il bancomat e a caricarlo su un altro mezzo, ma a poche centinaia di metri dall'istituto di credito, per qualche motivo, sono stati costretti ad abbandonare l'auto con il bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno acquisito i filmati di sicurezza. Il ristoro previsto dalla zona franca alle imprese del Teramano colpite dal sisma è davvero modesto, ma almeno c'è. Lo sostiene l'Ordine dei commercialisti di Teramo, che ha redatto un vademecum per spiegare agli imprenditori come accedere alle agevolazioni ed ha organizzato un convegno sul tema che si svolgerà il prossimo 20 di ottobre a Teramo in collaborazione con l'ANCE. Tania Bonnici Castelli. La zona franca per i territori del Teramano colpiti dagli ultimi eventi sismici interesserà almeno 10.000 imprese, cioè tutte quelle che dimostreranno di aver avuto una diminuzione del fatturato del 25% a causa del terremoto e delle nevicate. Il decreto, piuttosto confuso, prevede un ristoro complessivo di 197 milioni per il 2017, una somma che coprirà appena il 10% delle perdite. Dunque una zona franca modesta, secondo l'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Teramo, che hanno lavorato mesi per preparare un vademecum esplicativo da distribuire a colleghi e imprenditori per semplificare la compilazione delle domande. Questo documento che voi preparate è molto importante perché è difficile sapere quando e come accedere alla zona franca. No, diciamo che nel frattempo sono arrivate anche delle circolari da parte del Ministero in questo senso, che ci hanno aiutato un attimino anche a comprendere alcune cose e a preparare questo documento, facendo in modo comunque di semplificare anche quello che è scritto nella circolare, perché in pratica abbiamo preparato nel documento una checklist di tutto quello che i colleghi dovrebbero preparare, chiunque vuole fare questa domanda, e allo stesso tempo abbiamo spiegato un attimino chi può accedere, a quali condizioni può accedere, quali sono i soggetti, imprese che possono accedere a questo documento, a questa agevolazione.
Quali sono le zone che possono accedere e usufruire della zona franca? Le zone e i comuni che possono accedere alla zona franca sono quelli che hanno subito gli eventi sismici e sono quelli del terremoto dell'agosto dell'anno scorso, poi del terremoto del 18 gennaio di quest'anno, degli eventi sismici di quest'anno. La finestra di tempo entro la quale poter presentare le domande per accedere alla zona franca è davvero strettissima, dal 23 ottobre al 6 novembre. Ecco perché l'Ordine dei Commercialisti di Teramo e l'ANCE, Associazione Costruttori Edili di Teramo, hanno organizzato per venerdì 20 ottobre un convegno per spiegare alle imprese modalità e termini per accedere alle agevolazioni previste per il sisma del centro Italia. Noi spiegheremo tutto questo durante il convegno del 20, venerdì 20 prossimo, che faremo unitamente all'ANCE, nel quale convegno presenteremo un documento redatto proprio da una commissione interna al nostro ordine che ha lavorato in maniera molto specifica ed attenta per la redazione di questo documento che verrà presentato unitamente alle relazioni di altri colleghi che vengono dallo studio Fantozzi. Il giorno del confronto al Ministero dello Sviluppo Economico per i sindacati e le RSU della Honeywell, un incontro prima previsto per il tardo pomeriggio di oggi alle 18 e poi slittato alle 19.30, atteso da un mese dall'inizio dello sciopero nello stabilimento di Atessa. Sentiamo l'intervista al vicepresidente della Regione Abruzzo e assessore alle attività produttive Giovanni Lolli. Qui siamo di fronte a una battaglia. È una vicenda dalla quale secondo me dipende una parte del futuro dell'Abruzzo, perché come ho cercato di spiegare in tutti i modi in questi giorni, noi vogliamo essere una regione che accoglie nuove imprese, che fa crescere imprese, perché più imprese crescono più lavoro c'è, e soprattutto vogliamo imprese moderne che si muovono su tecnologie avanzate. Ma quale credibilità possiamo avere nell'offrire il nostro territorio a nuove imprese se non sappiamo difendere, se ci lasciamo portare via? Io li chiamo i gioielli di famiglia, questo è un gioiello di famiglia, questa è una delle imprese migliori che c'è in Abruzzo, questa è un'impresa che ha lavorato con tecnologie e con professionalità elevatissime, con prodotti che si sono affermati sul mercato e di fronte a un'eccellenza di questo genere non c'è francamente motivo per rassegnarsi all'idea che ce la portino via. Ecco perché è giusto battersi, naturalmente poi in vista di soluzioni ragionevoli, soluzioni per le quali sia la Regione sia lo Stato italiano e il Governo mettono a disposizione risorse, programmi, progetti e sostegni, però ci vuole l'impresa che ci presenti un progetto industriale. Fino ad ora questo progetto industriale ancora non è stato presentato e quindi è giusto continuare a chiederlo e continuare a batterci. Forse la politica deve cambiare qualcosa, troppi fondi pubblici per arrivare e poi spremere il territorio e andare via in 448. Sì, no, tra l'altro qui siamo un'impresa che un fondo pubblico lo avrebbe vinto, non lo vuole ritirare, anche questo è abbastanza sorprendente. La Honeywell ha vinto un bando con un bel progetto, un bando regionale, noi glielo abbiamo riprogrammato, io ho messo altre risorse per finanziarglielo e mi sembra una... pessimo segnale che non voglia firmare questo contratto. No, è giusto dare i fondi pubblici, ma come dice lei è giusto darli a quelle imprese che fanno lavorare i nostri concittadini, non certo a imprese che poi vanno via e ci lasciano con una voragine terribile. Torna d'attualità il mercatino etnico di Pescara, prevista battaglia in aula, in consiglio comunale tra centrodestra e centrosinistra. Paolo Renzetti. Si torna a parlare del nuovo mercatino etnico. Martelli, c'è stata anche una riunione poche ore fa, qual è la situazione anche alla luce del sit-in che c'è stato ieri qui dinanzi al palazzo del municipio? Ma il sit-in c'è stato perché ovviamente c'è un evidente ritardo da parte dell'amministrazione per il confezionamento di questo mercatino etnico e quindi giustamente i rappresentanti senegalesi hanno protestato in maniera molto civile. Ieri ci si è incontrati con il sindaco, sappiamo tutti ormai che questa è una delibera che arriverà in consiglio nei prossimi giorni, già da giovedì. Quali sono le ragioni del sì? Ma le ragioni sono quelle, forse le stesse per cui il centrodestra vuole dire no, e cioè legalizzare adesso qualcosa che di fatto fino ad oggi non è stato in qualche maniera legale,
dare sicurezza sia per quanto riguarda la safety che per quanto riguarda la security, cioè sia il fatto che gli operatori possono operare in maniera sicura, sia sotto l'aspetto della sicurezza in quanto sicurezza legale, nel senso perché lì saranno in un luogo sicuro, controllato, telecamere, pagheranno ciò che è dovuto alla città di Pescara come occupazione solo pubblico, saranno messi in regola, quindi saranno dei veri e propri commercianti, cosa che prima di fatto non erano perché lavoravano nella illegalità assoluta. È una scelta folle, completamente sbagliata. Quei 200.000 euro si possono spendere in maniera più utile, per esempio per cominciare a mettere in sicurezza le scuole cittadine. Il centrosinistra però ha parlato invece di un mercatino legale con tutte le autorizzazioni e con i senegalesi e comunque i commercianti che pagheranno regolarmente le tasse. Beh, andassero a raccontare alle forze dell'ordine che continuano con gli sgomberi, e andassero a raccontare alla Polizia Municipale di Pescara, che mi pare su questo tema stia per fortuna in queste ultime settimane intervenendo con una maggiore incisività ed attenzione, l'andassero a raccontare a tutti gli ambulanti pescaresi e abruzzesi che lavorano onestamente all'interno dei mercati rionali, l'andassero a raccontare ai cittadini di Pescara. Questa è una balla che non si può raccontare neanche la notte di Natale ai bambini, è una favoletta, lo sanno perfettamente. Presentato al convento Michetti di Francavilla il progetto Percorsi, l'Abruzzo del vino e della cultura, realizzato dal Consorzio di tutela Vini d'Abruzzo per la valorizzazione dei vini regionali oltre i confini regionali e nazionali. Vediamo il servizio. Siamo molto attivi sulla promozione del vino, ma sappiamo che il vino si promuove meglio, molto meglio, se abbinato al territorio. Il binomio vino-territorio è fondamentale, per cui abbiamo voluto creare le condizioni attraverso uno strumento tecnologico, un sito internet che consente di localizzare facilmente tutti i siti culturali e le cantine con abbinati anche ristoranti. Il turismo enogastronomico è fondamentale per la valorizzazione dei nostri prodotti e in questo senso il progetto è stato sviluppato. Un binomio perfetto, possiamo dire, quello tra il vino abruzzese e le meraviglie della nostra regione. Assolutamente sì, ne abbiamo tantissime, abbiamo avuto difficoltà anche nel cercare di selezionare in questi primi 10 percorsi perché c'è un'abbondanza incredibile, abbiamo cultura, storia, architettura, paesaggi, natura veramente da mostrare con tanto orgoglio, abbinato a quello che è il nostro, la nostra mission, cioè la valorizzazione delle nostre cantine, delle nostre vigneti, la cosa è abbastanza facile da fare, chiaramente portarlo in giro per il mondo è importante che l'Abruzzo venga sempre più riconosciuto come territorio. Non è facile, però questo è un primo passo in questa direzione assolutamente da percorrere. Lanciano capofila con 4 progetti Erasmus Plus rivolti a giovani, insegnanti e imprenditori, 2 in particolare, vloggers e mediator museale, formano 2 figure professionali innovative. 4 Erasmus Plus di alta formazione in imprenditorialità e aspetti dell'era digitale 4.0 per giovani insegnanti e imprenditori. L'INAP, Istituto Nazionale per le Politiche Pubbliche, ha approvato i progetti nati a Lanciano da collaborazioni con diverse realtà imprenditoriali e associative, quali Telemax, Il Pensiero e Il Girotondo, con la progettualità di Connect Abruzzo. In particolare, è stato detto in conferenza stampa nell'assessorato alle politiche europee del Comune di Lanciano, bloggers e mediatore museale costituiscono una grande opportunità per 50 giovani abruzzesi di età compresa tra i 18 e i 30 anni che vogliono imparare facendo stage retribuiti in Gran Bretagna e Spagna per un periodo che varia da 3 a 6 settimane. Sono 2 nuove figure professionali e molto innovative, è stato detto, la prima per l'e-marketing, l'altra nel settore cultura e turismo. Con il progetto del mediatore museale sono stati già formati 24 giovani che hanno fatto esperienza all'estero, l'80% di loro ha ora un lavoro.
Nell'anno in cui il programma Erasmus celebra il trentennale, dichiara l'assessore comunale Dora Bendotti, è una soddisfazione vedere Lanciano protagonista con 4 progetti, 2 dei quali rivolti in particolar modo alla formazione di giovani con innovative figure professionali. Lanciano oggi è contenta, l'amministrazione comunale a nome comunque di tutta la comunità ringrazia gli organizzatori e promotori di questa iniziativa perché ci danno la possibilità di uscire dai nostri confini nazionali. Presentato questa mattina presso la sede della Camera di Commercio a Pescara il Salone dello Studente, in programma il 19 e 20 ottobre prossimi al porto turistico Marina di Pescara. Salone dello Studente a Pescara il 19 e 20 ottobre al Marina di Pescara. Qual è il senso di questa iniziativa e l'importanza? Parlare con i ragazzi, dare ai ragazzi indicazioni per il loro futuro di formazione e per il loro futuro occupazionale. Partendo da un dato, noi come Italia abbiamo un gap enorme in termini di formazione. Pensi che il numero di studenti universitari oggi è la metà di quando mi sono iscritto all'università io. Questo è un dato su cui riflettere. Quindi abbiamo un problema di formazione e abbiamo poi un enorme problema di occupazione. Ecco perché noi questo salone lo facciamo insieme all'Union Camera, alla Camera di Commercio, lo facciamo insieme all'università, lo facciamo insieme al Comune, perché io credo alle associazioni imprenditoriali, perché io credo che solo mettendo insieme tutte queste forze si può dare ai ragazzi, non dico una prospettiva, ma l'indicazione di una prospettiva, che è fondamentale. Dare sbocchi lavorativi agli studenti dopo la laurea. Certamente, l'università vuole puntare soprattutto sulla cultura e quindi sulla cultura dei giovani. Noi dobbiamo formare studenti, giovani, che guardino anche all'ingresso nel mondo del lavoro e quindi l'università è assolutamente interessata a questo, perché il mondo del lavoro si popola di giovani che non possono andare come numeri, devono essere soggetti, devono essere un po' i nuovi eroi, perché è questa la prospettiva, un mondo nuovo che aspetta giovani nuovi che entrino con nuove consapevolezze. La sfida è questa, l'università è pronta a raccoglierla. Ci fa molto piacere che Campus Oriente abbia scelto la nostra città tra le 13 tappe italiane in cui incontreranno appunto 250.000 studenti e daranno quelle che sono un po' le indicazioni, un nuovo modo di concepire l'alternanza scuola-lavoro, il futuro, quello che manca probabilmente nel nostro paese è questo cordone ombelicale tra la scuola e il mondo del lavoro. Il compito del sistema camerale italiano è proprio questo, mettere a regime, come negli altri paesi dove sono stati più bravi di noi, diciamocelo francamente, a mettere in collegamento, come in questo caso, una fascia d'età 16-18 anni con una scelta universitaria che indirizzi in collegamento con le aziende il futuro dei nostri giovani. Con la consegna degli esposimetri d'oro, sabato scorso è calato il sipario sulla 22esima edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo, che come ogni anno si tiene a Teramo e ricorda la figura di uno dei maestri della luce nel cinema. La cerimonia è stata una vera e propria festa del cinema, come vediamo nel servizio. Gianni Di Venanzo è il più grande direttore della fotografia di tutti i tempi, lo ha detto Ferran Paredes Rubio sul palco del Teatro Comunale di Teramo, dove gli è stato consegnato l'esposimetro d'oro per un film italiano nel corso della cerimonia di premiazione della 22esima edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo, organizzato dall'Associazione Culturale Teramo Nostra. Con la consegna dei riconoscimenti cala il sipario su questo importante premio. La cerimonia si è trasformata in una festa del cinema a cui tanti ospiti hanno portato il proprio contributo. Madrina della serata, l'attrice Mita Medici, che ha ricordato il suo primo film, Estate, girato a soli 16 anni. Grande protagonista della cerimonia, condotta da Chiara Giallonardo, presentatrice di Linea Verde su Rai 1, è stata l'attrice teramana Maria Grazia Scuccimarra, a cui è bastato un piccolo sketch per scatenare l'entusiasmo del pubblico in sala. Pasquale Racchini, direttore della fotografia cinematografica,
cinematografica di tanti film di Pupi Avati, ha ritirato l'esposimetro d'oro alla carriera, mentre l'esposimetro alla memoria di Vaclav Vik è stato consegnato nelle mani dell'attore connazionale Ivan Franek. Prima della consegna degli esposimetri d'oro sono stati assegnati due premi speciali. A Nicola Saraval è stata consegnata la targa Peppe Berardini per la categoria Fiction TV per il film televisivo I Fantasmi di Portopalo, mentre la targa speciale della giuria Marco Onorato è stata assegnata a Roberto De Franceschi. Al termine della cerimonia il presidente dell'Associazione Culturale Teramo Nostra, Piero Chiarini, e il direttore artistico Sandro Melarangelo, nel ringraziare gli intervenuti, hanno ricordato la storica vocazione culturale della città di Teramo, detta l'Atene del centro Italia, e perorato ancora una volta la causa per il recupero completo del teatro romano. Teatro in camera d'albergo, l'innovativo originale format torna di scena all'Aquila con Grand Hotel 99 Comedy, lo spettacolo nelle camere dell'albergo delle 99 Cannelle, scelto come location per questa seconda edizione che andrà ad aiutare il centro antiviolenza del capoluogo. Gli spettatori saranno portati dai camerieri nelle camere dove tutto può succedere. Tutto può accadere all'interno delle camere da letto del Grand Hotel 99 Comedy, in scena sabato 21 ottobre dalle 19.30 e domenica 22 ottobre dalle 17.30. All'Aquila torna il Grand Hotel Comedy, che per questa seconda edizione ha come location l'albergo delle 99 Cannelle di Borgo Rivera. Il format è strutturato in piccole storie che si consumano in camera, appunto incontri equivoci, travestimenti, appuntamenti catastrofici o nuove conoscenze. Il pubblico incontrerà un avvocato cleptomane, una coppia sui generis, un manager in viaggio d'affari, due colleghi al primo appuntamento, una psicologa con il suo cliente e tanto altro ancora. Il format è ideato da Valeria Bafili e Antonia Rezzella, con la collaborazione alla drammaturgia di Isabella Benedetti e Andrea De Petris e con la partecipazione di Valeria Bafili, Marco Cassini, Alessandro Coccoli, Giancarlo Curio, Simona D'Angeli, Chiara De Paolis, Andrea De Petris, Andrea Fugaro, Ilaria Micari, Antonia Renzella, Paola Retta, Sebastiano Santucci e Massimo Sconci. Che cosa succede? Gli spettatori vengono fatti accomodare dentro la hall all'inizio, all'interno della hall degli alberghi che ci ospitano, e poi vengono accolti dai camerieri e portati a gruppi di 15, di 10 persone a seconda della capienza della stanza dell'albergo, vengono portati all'interno di queste stanze dove si vivono delle piccole storie che gli attori mettono in scena e dove gli spettatori sono appunto degli spioni, nel senso che spiano come dal buco della serratura. La prima serata, che è quella del 21 di ottobre all'Hotel delle 99 Cannelle, è stata organizzata insieme al Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati dell'Aquila e al Centro Antiviolenza per le Donne dell'Aquila, cui andrà appunto parte del ricavato. Noi siamo molto contenti di questa iniziativa e speriamo verrà molta gente, anche se già abbiamo il sold out per il sabato. E ora apriamo la pagina dello sport. Ripresi ieri gli allenamenti del Pescara in vista della gara di sabato all'Adriatico Cornacchia con l'Avellino. Da valutare le condizioni di Bovo e Koulibaly, che restano in dubbio per la prossima partita. Oggi doppia seduta per i biancazzurri, che domani alle 15.30 disputeranno una amichevole a Fossa Cesia contro la locale formazione che milita nel campionato regionale di promozione. Intanto il team manager del Pescara, Andrea Gessa, ospite ieri sera della trasmissione replay di Enrico Rocchi, ha analizzato l'inizio di stagione dei biancazzurri. Ascoltiamolo. Beh, sicuramente il cammino è ancora lunghissimo, quindi non è ora che dobbiamo tirare le somme. È sicuro che è una fase in cui stiamo anche noi crescendo, che stiamo insomma costruendo qualcosa di interessante e buono, e in questo momento insomma stiamo raccogliendo ciò che meritiamo. Io credo che anche altre trasferte comunque e altre partite abbiamo comunque giocato bene, magari portando a casa anche dei risultati che non rispecchiavano realmente ciò che si era visto in campo. È chiaro che la vittoria fa morale, è una vittoria importante in un campo difficilissimo e quindi vale doppio. Però ripeto, credo che i margini di miglioramento
siano ancora ampissime. È sotto gli occhi di tutti che ancora certi meccanismi, e il mister stesso lo afferma, quindi non siano ancora ben rodati, però bisogna ricordare che anche quell'anno che ci vide protagonisti, le prime giornate non era certamente un Pescara alla Zeman, quindi voglio dire, serve tempo, serve pazienza e cercare di dare fiducia a questi ragazzi in una veste differente, che appunto mi ha fatto ulteriormente piacere e mi ha aumentato la stima nei suoi confronti, perché è veramente una persona simpatica, alla mano, anche nelle problematiche che incontriamo nell'organizzazione di alcune situazioni, è uno che è sempre disposto a venire incontro alle esigenze mie, magari di alcuni errori che posso commettere, della società per alcune cose. Non è uno che ha pretese, nonostante il suo grande nome, è una persona molto, molto semplice, molto, dalla quale credo di imparare ulteriormente, come ho imparato. Prego. E ora la Serie C. Dopo quasi un anno di astinenza dal gol, il centrocampista sudamericano del Teramo Kevin Varas è tornato alla rete. Proprio lo stesso Varas, lo ascoltiamo, descrive l'azione che lo ha portato alla rete e ha una dedica speciale per il padre. È andata bene, diciamo che ha portato bene le ultime parole che ho detto, e sì, mi sono trovato lì in mezzo a tutti quanti e per fortuna sono riuscito a fare questo gol che era da tanto, dall'anno scorso, tutta la stagione, sì. E sono contento innanzitutto perché comunque sono arrivati questi tre punti che ne avevamo proprio bisogno, li cercavamo contro una grandissima squadra che al mio avviso è una delle più forti insieme al Pordenone, perché comunque è una squadra molto forte anche fisicamente, e infatti si è visto che anche le sostituzioni del secondo tempo erano tutti messi bene, quindi sono contento sia per il gol che ma soprattutto per la vittoria. Non ti so spiegare bene, perché comunque è un ruolo, ripeto, che non è mio, e quindi devo ancora imparare bene, soprattutto in fase difensiva, e diciamo che loro hanno preparato così la partita, perché in teoria è Cappello comunque un trequartista che veniva, si spostava molto dalla mia parte, e poi sono, per fortuna, ho capito un po', ho preso un po' bene le misure, e diciamo che è stato Varas a aumentare. Ho visto che ha scavalcato un po' tutti, sono andato un po' all'indietro, l'ho stoppata e non ci ho pensato due volte a calciare al volo. Stavolta per fortuna è andata in porta rispetto alle altre volte, e anche perché ha aiutato ad andare nello spogliatoio sull'1-1. La dedico a mio padre che mi guarda da lassù, e poi alla mia fidanzata e alla mia famiglia. E ora un ultimo servizio e cambiamo disciplina. L'Aquila Rugby all'esordio allo Stadio Fattori vince di misura contro la Primavera Roma. Grande protagonista il pubblico aquilano, che nel momento di maggiore difficoltà del club e della squadra è tornato presente in tribuna e nei distinti. Vediamo. Prima partita in casa al Fattori per l'Aquila Rugby Club, che domenica 15 ha ospitato la Primavera Roma. Complice una calda e assolata domenica autunnale, la tribuna del Fattori era gremita come non si vedeva da tempo, con i sostenitori dei colori nero-verdi che si sono fatti sentire per tutta la durata del match. Partita equilibrata, nonostante i nero-verdi abbiano perso diverse occasioni, i ragazzi di Coccio Rotilio e Troiani comunque vincono per 15-14, con un'ultima spettacolare meta di Angelini proprio a ridosso del fischio finale. Tradotto in classifica significa un più 4 punti, una squadra che c'è e ha voglia di imporsi nonostante le vicissitudini societarie distraggano inevitabilmente anche gli atleti. È stato molto interessante vedere tanta gente finalmente di nuovo
allo stadio, ma non solo per fare la presenza, cioè tanti tifosi che nel momento della difficoltà che c'è stato, perché abbiamo avuto veramente, e qui torno sul tecnico, 30 minuti di blackout completo, l'aquilano medio che di solito si nervosisce, è molto critico, dà addosso alla squadra che gioca male, si è stretto su questi ragazzi, ha fatto tifo, ha cercato di aiutarli, questo mi è piaciuto tanto. Dal punto di vista della partita, l'ho già detto, 30 minuti di paure, sono tornate le nostre un po' di paure rispetto all'inizio alle settimane prima dell'inizio del campionato. Ci può stare, la squadra insomma, ha passato una settimana durissima, difficilissima nel confronto con la società, probabilmente è scesa in campo un pochino distratta. E la mia ultima meta, sì, l'ho schiacciata io, ma non è stata una mia meta, è stata una meta frutto di tutto il pacchetto davanti e tutto il movimento allenato in settimana. Purtroppo non riusciamo a esprimere il nostro gioco per varie situazioni che ci tengono la testa occupata al di fuori del campo. Non è una situazione facile, c'è ancora molto da lavorare, ma speriamo di andare avanti. Nonostante tutto siamo riusciti a portare a casa un'altra vittoria. Prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23. E poi vi ricordo l'appuntamento di questa sera, ore 21, in diretta dai nostri studi con Proteramo, il settimanale curato e condotto da Jacopo Forcella. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.